Bianca, dove a fatica si scambiavano due carrozze, quindi molto facile, no? Sbarrarla. Quindi cosa fa l'esercito italiano? Che da Cortina e dalla Val Cordevole, Cortina occupata già nei primi di giugno del 15, occupata perché? Perché l'esercito austriaco, lo Stato Maggiore, sa che è indifendibile, è dentro una conca, una vallata, quindi ritira tutte le truppe e le pone praticamente sulle Tofane, Pogamagnon, Cristallo, San Pausos, le montagne qua dietro, e li mette là. Altro elemento molto determinante e importante. L'Austria era già in guerra in Galizia, nell'attuale Polonia, contro la Serbia, contro la Russia, sapete benissimo, vi ricordate, no? Com'è successa quella guerra mondiale? Hanno tirato un bel tranello. Non voleva l'Inghilterra, non voleva la Russia, non voleva la Francia, che la Germania fosse una potenza coloniale, e soprattutto non voleva che l'Austria-Ungheria fosse la madre dei popoli slavi. Ecco perché l'attentato di Sarajevo, che oggi dopo 100 anni possiamo vedere con un'ottica diversa, fu anche in un certo modo tollerato dal militarismo non tanto austriaco quanto ungherese. I nostri vecchi dicevano sempre: la nostra dannazione sono stati gli ungheresi. Erano quattro, nessuno di voi è ungherese, no? Sennò mi dà una legnata. Ungherese, pure, sei anche ungherese oltre che del nonno. No. Ecco, questi ungheresi, sapete, erano dei guerrafondai. Erano veramente guerrafondai, volevano arrivare ad essere una potenza, Austria-Ungheria difatti, e già nel 1908 il comandante supremo dell'esercito austriaco, Konrad von Hetzendorf, aveva suggerito al vecchio Kaiser Francesco Giuseppe di attaccare l'Italia. E sapete perché nel 1908? Perché era quel tristissimo periodo che era stato il terremoto di Messina. Tutto l'esercito italiano era occupato a salvare quei poveretti. Quindi questo Hetzendorf disse al Kaiser: attacchiamoli ora. Ci sbarazziamo completamente del problema dei confini, perché sapete che dopo il 1866, con la cessione del Lombardo-Veneto, Friuli compreso, trattato di Campo Formido, i confini si erano avvicinati, quindi c'era sempre questo problema, nonostante la triplice alleanza, era un'alleanza diciamo poco sentita, l'Italia veniva considerato Entefeinde, nemico ereditario e oltretutto poco affidabile, anche perché c'erano il vecchio Kaiser che cosa disse? Disse praticamente: non farò mai una Scheißerei, ve lo traduco, una merdata del genere, aspetterò che siano loro ad attaccare. E quindi si costruivano i forti sull'altopiano, sul Godo, nel Pasubio, forti uno di fronte all'altro. Pensate, due alleati che la notte facevano i forti e il giorno magari andavano lì. Bene, quindi le fanterie italiane, secondo la strategia di Cadorna, cominciano ad attaccare su due versanti: il Col di Lana, che vedremo più giù, detto anche il Col del Sangue, 11.000 morti per quella bruttissima colle che non merita nemmeno il nome di montagna, che è vulcanico, e più attacca lo sbarramento della Valparola, Sasso di Stria, sbarramento, e tentano anche sul piccolo Lagazuoi. Sono brigate di fanteria composte da fanti reclutati nel meridione d'Italia, sardi, calabresi, siciliani, gente che non ha mai visto questi giganti di pietra. Quando arrivano qui il 5-6 giugno 1915 ci sono 40 cm di neve, c'è la nebbia. Hanno 27 kg di equipaggiamento, 140 cartucce, le bombe a mano, non hanno l'elmetto, attenzione, l'esercito italiano va in guerra senza l'elmetto. L'elmetto glielo daranno i francesi, l'Adrian, il modello Adrian, dal nome di un generale francese che disegna questo elmetto con una forma particolare, con la crestina. Di alluminio. Eh? Ed era di alluminio. No, assolutamente, quello francese era composto, era un elmetto di ferro. Quello italiano, per questioni economiche, è il 50% meno resistente. Infatti gli alpini, guardatevi le fotografie dei nostri alpini, non lo indosseranno mai. E quando lo indosseranno con quello spirito tipico canzonatorio della gente in montagna, lo metteranno alla rovescia. Perché diranno: non para nemmeno dai sassi. Questo è il metodo. Preferiamo combattere e morire col cappello che ci renderà famosi. Mio nonno, che li ha avuti di fronte,
che li ha avuti a 3900 metri, diceva sempre, giù il cappello di fronte agli alpini, Teufel mit der Feder, diavoli con la penna, ce li vedevamo spuntare nelle situazioni più incredibili, dopo aver scavato gallerie di neve impossibili, gente di una resistenza sovrumana. D'altronde sapete, gli alpini di una volta, non mi parlate di quelli di oggi, no? Vengono qua, io li chiamo diversamente a settentrionali. Gli ho fatto fare a Col Gallina una scarpinata di 40 minuti. Ora, bellissimo, non vi offendete, gli ho detto, è una gita del dopo lavoro. Ferroviario! Dopo lavoro bancario, va bene? Era meglio. No, ma guarda, erano congestionati in ginocchio. Oh mamma mia. Guardate, quanti anni hai? 21. Madonna. Dico, ne ho 35 più di te, dico, ma non ce la faccio più. Ma sei alpino, gli ho detto. Sì, ma non per me alpino, lui dice, non frega niente. Sdraiato in terra, il colonnello è venuto e mi ha detto, Franzo, perdona lì. Scusa, non me lo... Questo è il materiale che ho. Esatto. E allora ho detto, poveri i nostri soldi, questi ci devono difendere, lasciamo perdere. Non vi venga in mente di fare qualche cavolata come 60 anni fa, perché qui il Burundi ce le dà, anche che metà bastano. Ce le prendiamo. Va bene. Allora, La fanteria viene mandata all'assalto dal basso verso l'alto. Già capite lo svantaggio. Chiaro. C'è la relazione del capitano Ignazio De Ida, abbiamo il suo diario, della Brigata Reggio, soldati cagliaritani, coraggiosissimi. Alle 6 di mattina del 10 giugno 1915 attaccano quella forcelletta che vedete tra il sasso di Stria e la dorsale sinistra del piccolo Lagazuoi. Arrivano cantando Fratelli d'Italia, trovano i reticolati che non sono stati aperti, dirà De Ida. Cominciamo male. I reparti guastatori che devono tagliare i reticolati se la sono squagliata. Si sono messi paura della nebbia, della neve, di tutta questa situazione. Come va via la nebbia? Gli Standschützen tirolesi, uomini di più di 42 anni o ragazzi inferiori ai 18 anni, cioè quelli che non erano ancora abili, pronti per la leva o avevano superato il periodo di richiamo, cominciano a sparare dal sasso di Stria e da dietro le rocce. È una tiro a segno al camoscio. Come dirà Luigi Barzini, famoso giornalista, corrispondente di guerra, che dalla torre, da una baracca qua sotto della Torre Grande, scriverà una delle relazioni più interessanti e più intelligenti su questo fronte dolomitico. Dirà, chi abbiamo di fronte a noi? Abbiamo dei montanari tirolesi che in tempo di pace sono bracconieri, sono contrabbandieri, sono cacciatori di selezione, gente abituata a stare dietro una roccia ad aspettare il camoscio anche ore e centrarlo con una sola pallottola, perché se non lo prende con la pallottola quello va via e tu torni a casa con lo zaino vuoto. Per cui pensate, quando arrivano questi poveri soldati italiani della Brigata Reggio, questi cagliaritani, vengono falcidiati, 140 morti, decine di feriti, 5 ufficiali fuori di combattimento. Sapete che se l'ufficiale è colpito, la truppa non sapeva che cosa prendere. Ma c'è una cosa, che decisioni prendere, c'è un episodio che invece la dice lunga su questa guerra dolomitica. Una guerra differente dall'Isonzo, dal Carso. Dove si stava? Siete tutti maggiorenni, quindi vi posso anche trascinare. Lei fa poco. Bene, ma insomma è bene che tu sappia queste cose. Esatto. Bene, dove nelle trincee del Carso di Lisonzo si stava con l'acqua fino alla cintola, dove galleggiavano le membra, i cadaveri gonfi dei camerati morti, dei commilitoni, escrementi dappertutto. Qui è una guerra differente, se ne accorgono anche questi soldati della Brigata Reggio. Finito il combattimento, cessato il fuoco, comincia a calare il sole, il capitano De Ida, che è nascosto dietro una di quelle rocce, vede delle fiaccole e degli uomini con queste torce che scendono da quel crinale che vedete a sinistra sotto il piccolo Lagazuoi. Dice, sono nemici, cosa facciamo? Pensa, gli spariamo addosso, tentiamo di prenderli prigionieri. Per fortuna prevale la ragione, sono soldati, quindi gli stessi soldati che hanno aspettato gli italiani, che vanno a raccogliere i feriti italiani, che dalla mattina alle 6 gemono, sono lì. D'altronde i superstiti,
della compagnia di Deida non possono uscire fuori perché verrebbero bersagliati. E Deida dice: mi compiaccio, è un grande atto di cavalleria, ma siamo all'inizio del 15, ragazzi, quindi ancora la guerra non si conosceva nel loro orrore. E l'aspetto importante della difesa di tutte le Dolomiti era affidato, 365 km dall'Ortles fino alle Tre Cime di Lavaredo, a 30.000 uomini, meno di un austriaco per ogni chilometro. In questo settore c'erano 1.200 uomini in quelle condizioni che vi dicevo, più di 42 anni, quindi sapete cosa vuol dire? 100 anni fa, 42 anni, si era vecchi, perché la vita era molto più dura, cominciava molto prima. E giovani inferiori di 18 anni. Erano questi Stanschützen, questi bersaglieri provinciali, erano tutti iscritti al poligono di Tiro perché in Tirolo c'era questa vecchia tradizione data da Massimiliano I, imperatore d'Austria, di portare le armi a difesa delle proprie vallate, percorse d'altronde a nord, a sud, a est, a ovest, da tutti gli eserciti di occupazione. La grande epopea di Andreas Hofer, il nostro eroe, diciamo, del Tirolo, che si difende contro Bonaparte e anche contro i bavaresi, le vallate del Tirolo, aveva creato gli Schützen. Cosa vuol dire Schützen? Difendere, ma vuol dire anche tiratori. Quindi da noi c'erano in ogni piccolo paese il casino del tiro al bersaglio. Cioè ognuno, comprese le donne, dall'età di 15 anni fino a quando era in grado di imbracciare un fucile, andava a esercitarsi, un po' come in Svizzera al tiro a bersaglio. Quindi già capite che erano favoriti. Anche questo perché la caccia da noi rappresentava veramente un sostentamento. Sapete che in montagna, nell'alta montagna, non cresce niente. Guardate, le montagne, ve lo dice uno che è nato a 2000 metri, nipote, pronipote, io stesso guida alpina, non davano niente. Dove finisce il pascolo? Veniva solo nebbia, valanghe, e freddo, era una maledizione. Raccontano i turisti inglesi, gli scopritori delle Dolomiti, i vari Tuckett, Paya, Churchill, che sono venuti sulle nostre Dolomiti, sulle Dolomiti orientali, che quando le carrozze passavano nel fondo valle, nelle strade, per non vedere le montagne chiudevano le tende perché si pensava fossero popolate di demoni, fossero popolate di spiriti maligni. Perché da noi ci sono tanti crocifissi in legno? Perché? Non perché costano poco, perché la gente, i montanari, quando giravano c'erano i fulmini, vedevano le scariche, non capivano e si mettevano lì e si rifugiavano nella religione. Bene, torniamo alla fanteria, quindi è un massacro incredibile. Col di Lana, abbiamo i diari, Brigata Basilicata, Brigata Torino, perdono quasi la metà degli uomini. Questi uomini che non possono raccontare, finita la guerra, questa tristissima epopea. Perché? Perché, signori, è venuto il fascismo. Il fascismo considerava soltanto gli eroi, considerava soltanto quelli che raccontavano le gesta eroiche della guerra. E questi veri protagonisti, la truppa, i sottufficiali, gli ufficiali inferiori, devono tenere le loro memorie nascoste nei cassetti. C'è il diario che abbiamo di un soldato della Brigata Basilicata, che fa rabbrividire, è stato pubblicato dal nipote. Dormivano sulla neve e sotto la neve, ottobre 1915. Il soldato italiano aveva per riparo individuale la mantellina grigio verde. Sapete cosa racconta questo reduce? Che quando arrivavamo nelle baracche, dopo 5-6 ore di cammino giù nel paese di Alleghe di Caprile, non c'era bisogno di levarla la mantellina, bastava accucciarsi, rimaneva in piedi, era gelata. Pensate, e gli austriaci sono in caverne, in postazioni, con il tè caldo, il punch, la grappa, una mitragliatrice che spara 400 colpi al minuto e non si inceppa mai. Sarà l'incubo della fanteria italiana, pensate. E sono lì a vedere questi fantasmi che escono dalla nebbia e che cadono, i feriti che non vengono raccolti perché spesso i portaferiti sono feriti anche loro. E quando i feriti vengono presi sulle barelle, in quel ghiaccio, in quel mondo di neve, di gelo, scivolano feriti, portaferiti, altre urla. E questo è il Col di Lana, quello che verrà definito Perkblut, la montagna del sangue. Per espugnarla, lo Stato Maggiore Italiano, comando di settore, ordinerà una mina. La guerra particolare di queste zone. Sapete chi ha cominciato la guerra di mine? Gli italiani. Perché? Non solo perché non riusciva l'alto comando ad aver ragione
di queste montagne e di queste postazioni. Ma perché nell'esercito italiano, quindi nel popolo italiano, c'era gente che si era già andata a guadagnare il pane fuori casa. Erano andati nelle miniere della Ruhr, erano andati nel Klondike, erano andati in Belgio e quindi erano esperti nell'escavazione della roccia. E saranno loro a suggerire, molti venivano dalle vostre zone, dal Friuli, agli ufficiali, ma perché invece di andare sulla montagna, facciamo non andiamo giù dentro la montagna? E cominciano ad arrivare i primi perforatori, cominciano ad arrivare i primi generatori, i primi compressori ad aria che saranno di marca americana. Quell'America che non è alleata, che entrerà successivamente in guerra, lo farà anche nella Seconda Guerra Mondiale, ma che vuole logicamente appoggiare le forze dell'intesa. Quindi queste montagne cominciano a diventare come castelli, con gallerie lunghissime. Una per tutte, la galleria del piccolo Lagazuoi, 1200 metri. L'avete fatta qualcuno di voi? Io sì. 600 metri di dislivello. Vi dico soltanto questo. Leggendo le relazioni mediche delle compagnie minatori, si capisce che la guerra non ha ucciso soltanto durante la guerra, ha ucciso soprattutto finita la guerra. Nei congedi di molti di questi soldati minatori c'è scritto morto per le fatiche di guerra. Cosa voleva dire? Silicosi. Voleva dire polmoni completamente occlusi dalla polvere di dolomia che usciva dai perforatori, timpani sfondati. Abbiamo visto le foto di quei ragazzi, giovani di 19-20 anni, sembrano uomini di 50, di 60, turni di 6-7 ore per squadra, spalla a spalla, spingendo questi fioretti, spingendo questi martelli demolitori, bisognava progredire, l'ordine era non meno di un metro all'ora. Si inseriva i candelotti di dinamite, si faceva sgaggiare la roccia, si portava tutto il materiale fuori, una fatica inconcepibile. E ora vi parlo un attimo della Cengia Martini, perché è il mio fiore all'occhiello e perché da qui la vediamo bene. Circa 200 metri sotto l'attuale rifugio Lagazuoi, vedete quel balcone naturale sulla sinistra con una colorazione più molto chiara, diversa dalla roccia, più chiara. Più bene, chiara. Lì gli alpini del battaglione Valchisone, piemontesi, ma non solo, attenzione, una compagnia di loro è formata da minatori toscani del Monte Amiata, sapete dov'è il Monte Amiata? Sì. E anche delle Apuane, riesce al comando del capitano Ettore Martini, un uomo straordinario, di notte a installarsi su quel terrazzo naturale, quella cengia che prenderà il nome e che rimarrà finché ci saranno queste montagne, la Cengia Martini, dal nome del capitano Ettore Martini. Gli austriaci hanno la loro postazione in cima dove è il rifugio, con tutte le trincee che percorrono la dorsale ovest ed est del piccolo Lagazuoi. Poi sono ai lati della Cengia, in questa punta anticima del piccolo Lagazuoi, che gli austriaci chiamavano Hollacherstellung, e poi diventerà la punta Berrino, a nome del capitano Berrino degli Alpini, che la conquisterà e rimarrà lì con le sue membra spaccolate dai colpi delle bombe a mano austriache. Precedentemente ci sono gli austriaci. Dal sasso della strega, l'Exenstein, che vedete con la sua punta proprio a becco di strega, ci sono gli austriaci. Questi alpini sono circondati. Sono due compagnie, la 79esima del battaglione Belluno e la 223esima compagnia minatori Monte Amiata. Dalla mattina gli austriaci si accorgono subito che sotto di loro c'è il nemico, è una spina nel fianco. Racconta Emil Bursch in un libro stupendo, ahimè introvabile, io l'ho letto nella lingua tedesca, Männer gegen Berge, uomini contro montagne, è il maggior tributo ed elogio che il nemico fa al proprio avversario. Dice, cominciamo a capire, questi alpini fanno seriamente, scavano trincee, cominciano ad affrontare quella galleria che diventerà la galleria della Gazuoi, perché sanno che gli austriaci che li circondano, li sovrastano, proveranno di tutto per sdoggiarli da lì. Pattuglie di Kaiserjäger austriaci si calano con le corde e gettano bombe a mano, tentano di infiltrarsi nella cengia. Mentre i minatori lavorano, gli alpini del battaglione Belluno contrastano e rintuzzano validamente tutti i tentativi di penetrazione. Si prova con tutto, con l'artiglieria, sparando dalla frontale sasso di stria, facendo rotolare le roller bombe, delle sfere di ghisa grosse così, piene d'esplosivo, con la miccia calcolata per esplodere una volta rotolata giù nell'altezza della cengia. È un inferno. E come le portate? Munizioni talmente
per le mulattiere ci portava tutto quanto a spalla. Era impossibile realizzare una teleferica, le teleferiche erano dall'altra parte, ce l'avevano gli altri. Non c'erano, non li avevano. Le teleferiche italiane arrivavano da quest'altra parte. Voi quando arriverete al Nuvolao vedrete dall'altra parte, leggerete. Sicuramente al rifugio hanno quello che era il sistema di teleferiche. Inizialmente era tutto portato a spalle. Quando si fermava il mulo o il cavallo di montagna, doveva essere l'uomo a farsi carico di portare questo. Per cui cosa fanno gli austriaci? Visti i vani tentativi, provano con le mine. Cominciano a scavare una galleria in direzione all'interno del piccolo Lagazoi, in direzione della Cengia, all'interno della montagna. Gli alpini di Ettore Martini sentono questi perforatori che lavorano, la roccia che vibra e le esplosioni della dinamite che serve a progredire. Provano con tre mine, la prima è già dell'ottobre 1915. Niente, vedete che ai lati della Cengia, ora qui siamo un po', diciamo, non frontalmente, ci sono dei canaloni, dei piccoli canali dove c'è tutto quel materiale disgregato. Non è soltanto la montagna che scarica, è l'effetto ancora di quelle mine di quasi 100 anni fa, 99 anni fa. Dopo la prima mina ne seguirà un'altra. Tutte le volte gli alpini, quando sentono che finiscono queste trivelle, il loro comandante Ettore Martini, che è adorato dai suoi uomini perché è l'unico ufficiale che vive, dorme e combatte con loro, non sta qui nelle baracche del comando a far la guerra, dorme con loro, vive con loro e rischia con loro, lo chiamano Martin Mulo Alpin. Non è tanto alto, ma due spalle così. Tutte le volte che le trivelle finiscono, gli alpini sanno che da lì a poco seguirà l'esplosione della carica di mina e si rifugiano. È il primo tratto della galleria che hanno già scavato giorno e notte. Per cui tutti questi migliaia di metri cubi di materiale va a defluire ai lati della Cengia. Certamente reca anche dei danni, copre le trincee, copre le postazioni mitragliatrici, sfascia del materiale, ma gli uomini sono sempre in, diciamo, condizione di poter sopravvivere alla mina. L'ultima mina, ascoltate bene, è del maggio 1917 alle 2 di notte. Gli austriaci sono determinati a cancellare questa postazione nemica che gli crea veramente fastidio. È anche una questione di prestigio. È la postazione più avanzata nel settore, la Gazoi Valparola, che si hanno riusciti a occupare i soldati italiani, oltre la Tofana di Roches, di cui vi parlerò dopo. Alle 2 di notte di quel maggio del 1917, una mina caricata tre volte molto più potente, sono 15.000 kg di ecrasite, detona, esplode. Racconta Ettore Martini nel suo diario, che si chiama Cengia Martini: do l'ordine a tutti i miei uomini di ripararsi anche questa volta alla galleria. Mentre faccio un giro di ispezione insieme al mio sottotenente, mi accorgo che un alpino sta di guardia nell'estremità, per noi diciamo est, ma in quel caso ovest, della Cengia. È lì che si staglia contro il cielo, monta di sentinella per evitare che pattuglie austriache riescano a infiltrarsi dentro la Cengia. È Luigi Olivieri, 19 anni, da Castel del Piano, Monte Amiata, Toscana. Lo stesso Ettore Martini è senese, quindi ha un legame molto particolare con questi ragazzi alpini e minatori. Si avvicina e gli dice: alpino, guarda che qui fra un po' salterà tutto per aria. Stavolta i tedeschi hanno deciso, gli austriaci, a seppellirci, a spazzarci via. Quindi prendi il tuo zaino, prendi il 91 e entra in galleria. Invece cosa risponde Luigi Olivieri? Signor capitano, da borghese faccio il minatore, da civile. Penso che questa mina, quest'altra mina, non sortirà l'effetto che gli austriaci vogliono. Non riusciranno a mandarci via da questa Cengia. Mi lasci qua, anche perché se la mina non esplode, e succedeva per difetto di accensione elettrica, i Kaiserjäger saltano dentro la Cengia sgombra e chi li manda via quei diavoli? Almeno io, allontanandomi ma restando all'esterno, riesco forse a dare l'allarme. Martini un po' si commuove, dice: ostia, che palle che c'ha questo qua, così giovane. È determinato. Gli dice: bene alpino, cerca di non farti accoppare, o pochi uomini. Il risultato è che Luigi Olivieri è rimasto sotto i 150.000 metri cubi di materiale che ha provocato questa mina. Vedete la colorazione diversa che ha la montagna, molto più chiara. Bene, in certe giornate di sole, di piena luce, si vede ancora emergere di più. La montagna è stata proprio ferita da quest'ultima mina. Ma quello che vi voglio raccontare, che è incredibile, che dopo l'esplosione, che provoca chiaramente una
diciamo, rovesciamento di sassi, proiettano dappertutto questi massi che volano dalla Val Parola fino a Cima Gallina, e oltretutto l'esplosivo, come tutte le granate, ha un effetto diretto e indiretto. L'effetto diretto è quello di uccidere con le schegge e con l'espostamento d'aria. L'effetto indiretto è il veleno, il gas velenoso contenuto nello stesso esplosivo. Una volta detonato si diffonde dappertutto ed è estremamente tossico. Per cui questi alpini della Fongia sono mezzi intontiti, ma sono anche questa volta tutti sani. Ettore Martini capisce che deve dare un ordine per dargli coraggio. Allora era consuetudine all'epoca che ogni compagnia alpina, ogni battaglione avesse una piccola fanfara, avesse degli strumenti musicali. In quella notte d'estate di 95 anni fa, Ettore Martini dà questo ordine incredibile: chi ha uno strumento musicale lo tiri fuori e cominci a suonare, chi non ha uno strumento canti, accompagni, suonate forte, suonate fortissimo, fate sapere agli austriaci che siamo ancora vivi, che la cengia è nostra. E appunto cade questa. Questa piccola fanfara comincia a intonare la famosa canzone alpina, o tu Austria che scendi dai monti, vieni avanti se hai del coraggio. E se la buffa, che era la povera fanteria, ti ha lasciato il passaggio, noi alpini fermarti sapremo. Racconta Emil Burscher, ufficiale dei Kaiserjäger, che è lì in cima alla postazione austriaca dove è il rifugio. Pensavamo di avere sotto di noi quella cengia degli uomini, coraggiosi, dei soldati in gamba, ma comunque uomini, questi alpini. Dopo la terza mina, dopo la fanfara che riesce a liberare queste note in mezzo ai massi che ancora rotolano, in mezzo alle fucilate dei nostri austriaci, rimaniamo tutti quanti ammirati e stupefatti. Questi alpini non sono uomini, sono rocce, sono diventati anch'essi rocce, come quelle che scavano da mesi per tenere testa a noi. Ma succede un'altra cosa. Giù in fondo lì dove, un po' a 2 chilometri più in su, dove abbiamo parcheggiato noi la stazione a valle, ci sono gli accantonamenti del terzo battaglione Valchisone, i loro commilitoni, che sentono tutto in quella notte. Sentono l'esplosione e sentono la fanfara e sentono quel coro un po' sgangherato di chi canta a squarciagola, e domandano agli ufficiali: ma che succede, signor tenente? Chi è che canta? Rispondono gli ufficiali: sono i vostri commilitoni, sono i pazzi della Cengia Martini. Stanno suonando per far sentire agli austriaci, ma anche a voi, che sono ancora vivi, che ce l'hanno fatta. A quelle parole, quasi tutto il battaglione, senza aspettare l'ordine, rompe l'inquadramento e di corsa, arrampicandosi per quei canaloni, cercano di raggiungere la Cengia. Racconta sempre Emil Burscher: sentiamo un gran vociare, spari, urla, sacramenti, e intuiamo, sono i loro commilitoni, sono gli altri, quelli che erano appendati giù, che vogliono raggiungere quelli della Cengia Martini, vogliono andarli a abbracciare, li vogliono far sentire che sono vicini a loro. Incredibile, dirà. Giù il cappello di fronte agli alpini. C'è un episodio che la dice lunga su questi minatori. Quando esplode la seconda mina, con gli effetti che vi dicevo, praticamente nulli a livello di perdite umane, si stacca un enorme masso a effetto della mina, che da qui è un po' difficile vedere, però per chi percorre la galleria ed esce nell'uscita destra lo vede, un masso alto circa 7 metri del diametro di 3 metri, ancora lì, ben incuneato fra il lembo ovest della Cengia e quella che era la postazione all'altra. Gli alpini toscani, i minatori, lo ribattezzano Dente Filipponi, dal nome di un loro sottufficiale. E che cosa fanno? Scrivono un biglietto e lo fanno avere in qualche maniera alla postazione austriaca. Io ho letto cosa era scritto in quel biglietto, perché l'ufficiale Burscher, quello del racconto, lo aveva conservato e trascritto in italiano nel libro. Sentite cosa c'era scritto: grazie di averci prolungato la cengia, così molto presto verremo a trovarvi e farete finalmente la nostra conoscenza. Parola degli alpini della 223esima compagnia minatori Montamiata. Viva l'Italia! Cioè, bisogna pensare che questi ragazzi avevano 19 anni, non erano degli eroi preparati, dei veterani. Ettore Martini, finita la guerra, lui nobile, lui ricco, lui pieno di decorazioni, dalla sua bella e antica Siena, non si scorderà di questi ragazzi e li andrà a trovare nei paesi dove erano ritornati, nei paesi nativi della Miata, Castel del Piano, Castellazzara, Badia San Salvatore, Arcidotto. E ce li descriverà così:
Mi avevo lasciato sulla cingia con il viso ancora dei tratti fanciulleschi, il corpo ancora non formato di uomo. Mi ritrovo con un viso segnato da una fatica incredibile, col corpo robustito. E quando gli domandavo, ragazzi, come va la vita? Mi rispondevano sempre con quel bel sorriso che ha la gente onesta, la gente che lavora, la gente di montagna. Mi rispondevano, come vuole che la vada, signor Maggiore? Continuiamo a fare la vita che facevamo con lei sulla cingia, buchiamo le montagne, però questa volta per portare un pezzo di pane a casa ai nostri figlioli.